perché Ignazio hai scelto la strada forse più lunga, quella del lavoro, quella di coinvolgere le persone. C'è chi, come magari il Movimento 5 Stelle, fa 30.000 persone con il V-Day, dimenticandosi che però forse nel V-Day questa volta lo dicono anche a se stessi, perché... Ma francamente, ecco, io credo che oggi non ci sia più bisogno di urlare. Abbiamo urlato abbastanza. Anche il Movimento 5 Stelle cosa ha fatto? Ha urlato, però ora è da 9 mesi che è in Parlamento, ha portato 150 parlamentari. Io sfido bonariamente tutti quelli che ci ascoltano a concentrarsi un attimo e a pensare una sola cosa che il Movimento 5 Stelle con i suoi 150 parlamentari in questi 9 mesi ha fatto all'interno del Parlamento. Io non ne ricordo nemmeno una, tranne due per la verità. Una, quando Grillo e Casaleggio hanno smentito un loro senatore, due loro senatori, che avevano detto che volevano togliere il reato di immigrazione clandestina. Ecco, noi in Italia dei Valori vogliamo togliere il reato di immigrazione clandestina perché non risolve il problema dell'immigrazione e invece fa morire la gente. L'ultimo barcone di Lampedusa con 300 morti, non possiamo, l'Italia non è un paese di questo tipo dove si consente che accadano tragedie, dove chi va a salvare è complice di chi viene salvato, cioè capite? Significa che se sta annegando un bambino davanti alle nostre coste e va qualcuno di noi a salvarlo è complice del reato e quindi viene indagato, immaginate un po'. Allora abbiamo detto no, bene, Grillo è andato lì e ha smentito insieme a Casaleggio dicendo che se faceva questo perdeva dei voti. Allora capite, cambiare il consenso con le vite umane. La seconda cosa che ricordo è che quando c'è stata la commemorazione della tragedia di Nassiriya c'è stato un senatore del Movimento 5 Stelle che ha detto che andava commemorato anche il kamikaze, e siccome non è stato smentito, perché anche in Italia Valori ci può essere qualcuno che dice una bestialità, però nel momento in cui qualcuno dice una bestialità interviene il partito e dice guarda, ha parlato a titolo personale, perché in realtà noi la pensiamo diversamente. Ecco, lì non l'ha smentito nessuno, per cui diventa il parere del partito, e quindi quando si pensa a questo è veramente drammatico. Meglio non esserci in istituzione e fare cose di questo genere. Oltre questo io francamente non ricordo nulla, se qualcosa ricordate voi anche tu dimmela, perché io la ripeterò con onestà intellettuale, non ne ho trovata una obiettivamente. Allora, 150 parlamentari sono un'enormità, badate, hanno preso un consenso. Grillo l'imbalsamatore ha imbalsamato il consenso che tutti i cittadini gli hanno dato e l'ha messo in Parlamento senza poter fare nulla. Noi in Parlamento, quando con l'Italia dei Valori, avevamo 29 alla Camera e 14 al Senato, altro che 150, però se ne sono accorti tutti, dico sia in Parlamento ma anche per le strade, quando abbiamo fatto il referendum per dire no al nucleare, acqua pubblica, contro il legittimo impedimento, tutte battaglie straordinarie che abbiamo fatto, eravamo in pochi, quindi se tu vuoi anche in pochi puoi fare. Se no, in tanti non fai assolutamente nulla. Noi oggi, la nuova Italia dei Valori, vuole non urlare, ma essere seria. E essere seri oggi significa affrontare seriamente i problemi con competenza e dare soluzione, cioè dare di nuovo dignità alla politica. Voi immaginate, dobbiamo riavvicinare i cittadini e i giovani alla politica. Il 56% dei cittadini italiani non vota più. Paese. È chiaro che non vota più perché non ha fiducia in chi la rappresenta. E allora noi invitiamo con serietà ad avvicinarsi alla politica, a darci una mano per chi lo vuole, ma pensate, se ci si allontana dalla politica, qualcuno viene eletto lo stesso. È chiaro che se io non vado a votare non verrà eletto chi voglio io, però qualcuno viene eletto lo stesso e mi governerà. Allora è molto meglio partecipare. Quello che stiamo facendo noi è questo, una politica seria che ridia dignità ai cittadini. E questo